Box. 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 Gestione e manutenzione della rete per la distribuzione del gas, della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici della città di Pescara. Gestione e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e delle forniture di energia elettrica e gas metano del comune adriatico. E questa, e non solo, Pescara Energia, la partecipata del comune di Pescara al lavoro per essere sempre al fianco del cittadino nell'ottica di una città sempre più green e sostenibile. È una società green, che specie in questi momenti dove si parla tanto di energia, si parla tanto di energia rinnovabile, si parla del ruolo dell'energia nel nuovo PNRR, dove il ruolo del miglioramento della qualità della vita attraverso la riqualificazione energetica è diventato un punto fondamentale, Pescara Energia è una società che si sta muovendo in questo senso. Il nostro obiettivo ambizioso, che è quello che vorremmo cercare di portare avanti in tutto il 2022, è quella delle comunità energetiche. Che cos'è una comunità energetica? O un condominio o un piccolo quartiere che in qualche maniera si struttura anche attraverso l'aiuto che potremo dare noi di Pescara Energia per poter accedere a fondi del PNRR e crearsi l'energia pulita da solo. Questo gli permetterà in qualche maniera di risparmiare sul costo dell'energia ed è un progetto molto ambizioso al quale stiamo lavorando con Pescara Energia, perché fino ad ora noi ci siamo occupati fondamentalmente del patrimonio comunale, quindi di scuole, impianti sportivi, tutti gli edifici pubblici. La nostra ambizione è quella di aprirci anche all'esterno e quindi anche ai cittadini, per permettere anche a loro di poter usufruire di queste possibilità che vengono date. Allo stato dell'arte, Pescara Energia S.p.A. rappresenta un polo aziendale strategico e di primaria importanza per il capoluogo adriatico, con un fatturato annuo di circa 9 milioni di euro impiegati per la gestione di 23.000 punti di pubblica illuminazione, nella manutenzione degli impianti tecnologici dislocati sul territorio comunale e in 110 edifici comunali e per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas per la città di Pescara. Nel 2021 abbiamo riqualificato 6 edifici scolastici, migliorando il comfort ambientale e riducendo i consumi, con un abbattimento del 30% sul riscaldamento e del 50% sull'illuminazione. Questo è quello che abbiamo già realizzato nel 2021. Per il 2022 abbiamo già approvato con l'amministrazione comunale altri 4 progetti, via Cavour, via Gioberti, Carlo Alberto Dalla Chiesa, altri sono in corso di approvazione oltre a questo intendiamo anche dedicarci agli impianti sportivi, un altro polo dell'amministrazione comunale che andremo a riqualificare nel corso del prossimo triennio. Abbiamo intercettato un importante finanziamento da parte della Banca Europea, sono 15 milioni finanziati dalla Banca Europea, più 5 milioni che metterà la società Pescara Energia, quindi tanti investimenti per la riqualificazione energetica. I nostri interventi sono visibili agli occhi di tutti, la pubblica illuminazione è stato un grande passo avanti, abbiamo riqualificato oltre 20.000 punti luce in tutta la città, anche in questo caso abbattimento dei consumi, ma anche una migliore efficienza nella gestione del sistema. Il nuovo impianto è dotato di un sistema di monitoraggio a distanza che ci permette di conoscere i guasti in tempo reale su tutto il territorio cittadino. Per i numeri che stiamo citando potremmo sembrare un colosso mastodontico, ma in realtà siamo una piccola società, il numero di dipendenti è di circa 15 dipendenti tra amministrativi e tecnici, e questo diciamo che ci permette di avere una operatività diciamo di senza dubbio di alto livello. Come sottolinea il sindaco Carlo Masci, grazie a Pescara Energia da mesi è stato avviato un percorso di rinnovamento energetico virtuoso e nel rispetto dell'ambiente in scuole ed edifici pubblici.
per quanto riguarda la transizione energetica, quest'anno abbiamo fatto molti interventi nelle scuole, per esempio, perché su tutti gli asili nido siamo intervenuti cambiando il cappotto, preoccupandoci della temperatura interna, cambiando i corpi illuminanti, e così proseguiremo in tutte le scuole di Pescara e lo faremo nei prossimi 2 anni, quindi operazioni che cambieranno il volto energetico della nostra città. E tutto questo succede grazie a Pescara Energia, che è una società in house del Comune di Pescara 100%, che opera direttamente in stretta sinergia con il Comune di Pescara per fare questi interventi che sono fondamentali per andare verso quel percorso di cambiamento importantissimo che permetterà di avere meno CO2 nell'aria, di avere grandi risparmi energetici a favore dei cittadini. Quindi il processo Pescara oramai l'ho avviato in maniera forte, in maniera costante, e riguarderà tutti gli edifici pubblici. Per esempio andremo a fare altri interventi sugli impianti sportivi, anche sugli impianti sportivi modificheremo tutto il sistema energetico migliorando le condizioni degli stessi con le nuove caldaie a pompa di calore, con gli impianti fotovoltaici. Pescara si sta trasformando in maniera green. I nuovi report nazionali ci dicono che Pescara giorno dopo giorno fa miglioramenti continui e oramai è inserita fra le città che hanno fatto più passi da gigante verso la transizione ecologica. Noi dal mese di febbraio ci trasferiremo di sede e a quel punto apriremo un front office proprio per il contatto con i cittadini, ma ripeto, oggi come oggi, quando si parla di energia, è un argomento che interessa a tutti, perché quando si vanno a toccare le tasche dei cittadini sicuramente questo va a incidere molto. E oggi che si parla tanto di questi rincari dell'energia, io credo che noi come società in qualche maniera ci possiamo mettere come capofila per cercare di trovare le soluzioni migliori per migliorare la qualità dell'ambiente, la qualità della vita, ma anche cercare di far spendere meno i cittadini. Boss.